Cari amici, ben ritrovati. Vediamo insieme anche per oggi le condizioni meteoclimatiche. La quinta perturbazione del mese di novembre arranca lentamente sul bacino del Mediterraneo, ma una zona di bassa pressione situata tra la Sardegna e la Sicilia peggiorerà ulteriormente le cose, intensificando i fenomeni al meridione, in particolare sulla Sicilia, la Calabria, la Lucania e la Puglia. Un miglioramento definitivo al sud è previsto nella giornata di giovedì, mentre sul resto d'Italia alcune schiarite saranno probabili già mercoledì pomeriggio. L'Italia infatti godrà di circa 48 ore di tregua, ma una nuova minaccia avanza da ovest verso l'Italia, infatti una vasta depressione già dalla giornata di sabato abbraccerà gran parte dell'Europa occidentale ed il vicino Atlantico, portando precipitazioni sull'Italia dapprima sul settore di nord-ovest per poi probabilmente passare al centro-nord. Ad ogni modo, per la giornata odierna il tempo resta perturbato al sud con piogge anche intense, specie su Calabria, Lucania e Puglia. Sulla Sicilia e particolarmente sulla nostra provincia la giornata sarà ancora caratterizzata da piogge intermittenti e schiarite. Le temperature in ripresa si porteranno ai 20 gradi diurni e minime di 14 nella notte. I venti di debole intensità soffieranno da ovest e da ovest-nord-ovest nella sera ed il mare nello stretto di Messina sarà mosso. Ed anche sul versante tirrenico brevi rovesci e schiarite, anche se un peggioramento è previsto in serata. Le temperature anche qui in lieve ripresa si porteranno ai 19 gradi le massime e minime di 16. Venti prevalentemente moderati soffieranno da ovest e da ovest-sud-ovest nella sera, con possibili raffiche fino a 27 km orari ed il Mar Tirreno sarà mosso. Sul versante ionico torna il sereno con solo qualche nube sparsa e temperature in ripresa nei valori massimi, i quali si porteranno ai 18 gradi diurni ed in ulteriore calo invece le minime, portandosi ai 12 gradi. Venti deboli soffieranno da sud-sud-ovest e da nord-ovest nella sera ed il Mar Ionio sarà ancora tra il poco mosso ed il mosso. Nella giornata di mercoledì 21 novembre ancora qualche rovescio in Abruzzo ed al sud, specie sulla Puglia ed il settore ionico. Altrove, salvo una sparsa nuvolosità, non si prevedono fenomeni piovaschi, anche se sulla nostra provincia si prevedono ancora piovaschi alternate a schiarite e temperature in nuova ripresa comprese tra 20 e 14 gradi. I venti di debole intensità soffieranno da ovest e sud-ovest ed i mari saranno mosso il Tirreno, poco mosso lo Ionio. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani.